Lo spietato è una storia vera, tratto da un libro di due giornalisti che hanno intervistato questo gangster cresciuto a Milano tra gli anni 70 e gli anni 80. Per realizzarlo ho studiato molto e approfonditamente il linguaggio dei B-movies italiani, del cosiddetto poliziottesco degli anni 70, in particolare Ferdinando Di Leo, Lenzi, Mario Bava, Deodato, insomma tanti altri di cui ho potuto scannerizzare il linguaggio e trarre ispirazione per fare un omaggio mio personale a questo genere di film che riusciva a mescolare il genere crime, diciamo così, con un racconto sociale a volte ironico, a volte violento. Il genere per me è sempre stato un linguaggio che mi permetteva di raccontare delle cose che a me interessavano attraverso una drammaturgia riconoscibile, diciamo così, che è quella del fumetto pulp e del racconto pulp. Io sono stato da ragazzo lettore di Dashiell Hammett e poi di tutta la Black Mask e queste cose qua. Sono sempre stato fan del crime. Già con la prima linea avevo cercato di diffondere un racconto politico complesso nei suoi contenuti, però attraverso il filone del genere, insomma, perché comunque si trattava della storia di cinque persone che andavano a liberare una persona da un carcere. Attraverso quella scelta di struttura crime ho cercato di raccontare una generazione, però poi ho fatto anche tanta televisione dove ho potuto esplorare proprio il discorso del genere poliziesco, diciamo. Io ho fatto la prima serie di Distretto di Polizia nel 2000, quindi già parecchi anni fa, e poi ho fatto vari altri action movie, diciamo così, per la televisione. Insomma, il crime è un po' una mia passione adolescenziale che non mi è mai passata.